Romano Guardini, una figura davvero straordinaria, uno dei più grandi pensatori del secolo scorso. Proviamo anzitutto a offrire qualche dato biografico. Romano Guardini nasce in Italia, nasce a Verona nel 1885, da padre veronese e la mamma però è trentina, segnatamente di Creto, una frazione dei Pievi di Bono, anche se la famiglia era originaria di Iavrea in Varendena, quindi una personalità veronese trentina, che però a solo 4 anni la famiglia emigra in Germania e quindi Guardini si inserirà poi compiutamente nella cultura tedesca dell'epoca, sia nella sua formazione, poi anche nel suo futuro come docente universitario. Questa dimensione italo-tedesca influenzerà moltissimo la personalità di Guardini e anche le sue riflessioni. Guardini, infatti, proporrà delle riflessioni potenti sull'Europa, proprio perché in qualche modo nella sua stessa personalità le due anime, quella italiana e quella tedesca, quindi dicevo non potrò mai scegliere se essere italiano o tedesco, io mi sentirò sempre europeo, e quindi le riflessioni sull'Europa nascono anche da questa particolare vicenda biografica. Guardini è stato chiamato dalla sua biografa Anna Barbara Gerd-Falkowitz, che ha scritto una biografia di più di 500 pagine, come il padre della Chiesa del XX secolo. Cosa vuol dire? Noi siamo abituati a pensare ai padri della Chiesa come i padri della Chiesa dei primi secoli, che hanno tentato una fortissima mediazione, una potente mediazione culturale e filosofica dei testi della rivelazione cristiana, dei Vangeli. Guardini tenterà nella sua immane, enorme produzione scientifica di fare ugualmente questo tipo di mediazione del cristianesimo entro però il contesto del nuovo secolo, del Novecento. È stato chiamato anche Preceptor Germania, cioè maestro per la Germania, perché è stato non solo un accademico, di cui parleremo fra poco, ma è stato anche un grande animatore del mondo giovanile tedesco, con i gruppi della Juventus e poi del movimento Quiborn, che si trovavano al castello di Rottenfels sul Meno, in Germania, dove lui animava queste settimane giovanili e molti giovani cattolici, non solo cattolici del tempo, affluivano ad ascoltare così gli interventi di questo maestro, timido per molti aspetti nel suo eloquio, però potentissimo nella sua capacità di coinvolgimento. Ugualmente avveniva anche quando celebrava la messa a Monaco di Baviera negli ultimi anni, in cui c'era la fila per andare ad ascoltare Guardini e a partecipare alla messa dove celebrava Guardini. Guardini però è un grande accademico, il suo percorso accademico è piuttosto travagliato, perché Guardini studierà anzitutto chimica, poi studierà scienze politiche, poi finalmente si deciderà per il sacerdozio, quindi entrerà nel seminario, anche se anche lì il momento del seminario sarà molto problematico per Guardini, perché la proposta intellettuale la proposta intellettuale filosofica che in quel momento veniva veicolata era quella della filosofia neoscolastica, che Guardini trovava insopportabile, talmente era ormai inaridita nel suo schematismo. E siccome un giorno si ribellò a questa proposta, venne anche bloccato per un anno in seminario. E questo ci porta anche a un altro episodio, quando Paolo VI lo voleva cardinale. Dice, ma insomma, se non, la sua risposta fu simpaticamente di rinuncia, di rifiuto, molto, molto educato, dicendo, ma in fondo se non ero sufficientemente ortodosso perché ai miei tempi del seminario forse non merito neanche il cardinalato. Dopo il seminario ci sarà l'attività accademica, Guardini verrà chiamato a tenere un corso di Weltanschauung cattolica all'Università di Berlino. Era un momento
di tolleranza religiosa, l'Università di Berlino, in cui la facoltà teologica era chiaramente di evangelica, e si voleva offrire una cattedra anche a, così, al mondo, a un esponente del mondo cattolico, e quindi Guardini si trovò a insegnare filosofia della religione e Weltanschauung cattolica. Il suo corso appariva così quasi nascosto, era l'ultimo dopo i corsi di ginnastica, però anche lì accadde un evento inaudito, inaspettato. Cominciarono ad affluire sempre più studenti, si trovò a avere allievi importantissimi come Hans-Urs von Balthasar, come Hannah Arendt, quindi andare anche lì alla lezione della Guardini a Berlino diventava un momento importantissimo. Poi venne però il nazionalsocialismo e chiaramente il nazionalsocialismo riteneva che l'unica Weltanschauung, l'unica visione del mondo potesse essere quella nazionalsocialista, e quindi la cattedra di Guardini diventa una cattedra incompatibile col regime, e quindi viene il pensionamento anticipato. E quindi Guardini si trovò senza cattedra e senza studenti, ancora molto giovane, e si ritirò da un amico parroco. Dopo il nazionalsocialismo, dopo la fine della guerra e dopo la fine del nazismo, gli viene però offerta di nuovo la cattedra a Tübingen, e poi per un anno, e poi negli ultimi anni, fino al pensionamento nel 1965, a Monaco di Baviera. Proprio questa sua anche contrapposizione al nazismo ne fece un punto di riferimento per i ragazzi della Rosa Bianca, che non a caso citano Guardini in uno dei loro volantini, e quando si trattò di fare la commemorazione dopo la guerra dei ragazzi della Rosa Bianca, per ben due volte Guardini venne chiamato a tenere lui la commemorazione, dato che molti degli intellettuali tedeschi, cattolici e non, cristiani, evangelici e non, si erano fortemente compromessi con il nazismo. Guardini quindi invece questa mancata compromissione con il nazismo l'aveva reso la persona ideale per appunto per essere un punto di riferimento. Vorrei aggiungere un ultimo particolare importante. Guardini è stato il maestro per tre papi, per ben tre papi. Questa è una cosa molto singolare. È stato un maestro per Paolo VI, che, dato che il papà di Paolo VI, Montini, era proprietario della Morcelliana, e quindi consegnava al futuro Paolo VI tutti i libri di Guardini che Paolo VI leggeva famelicamente, per cui insieme a Jacques Maritain divenne un punto di riferimento. E Paolo VI chiese all'allora direttore di Vita Trentina, Giulio De Lugan, il quale Don Giulio De Lugan coinvolse Alcide De Gasperi, di tradurre La coscienza, il testo di Guardini, La coscienza, che poi Montini portava in borse piene e distribuì ai studenti della Fucci e a Camaldoli. Quindi un punto di riferimento di questo testo di Guardini tradotto da due importanti trentini, da Giulio De Lugan e Alcide De Gasperi. Diventerà un punto di riferimento importantissimo per Ratzinger, per Papa Ratzinger, Papa Benedetto, perché si sente in qualche modo un allievo di Guardini, anche se non è stato un allievo reale, però andava seguiva le sue lezioni a Monaco, si sentiva davvero un allievo di Guardini, al punto che anche nel discorso di abbandono e di rinuncia al pontificato l'unica personalità che citerà sarà proprio Romano Guardini. E infine, singolarmente, diventa un maestro per Papa Bergoglio, per Papa Francesco, perché Papa Francesco a 50 anni, dopo mandarlo dall'Argentina in Germania per conseguire il dottorato, e la tesi scelta da Papa Francesco sarà esattamente Guardini, e su Guardini, e la tesi poi mai conclusa, ma che troveremo in molti documenti pontifici, al punto che ha dato sì, per esempio, l'autore più citato è proprio Guardini, e anche nel recentissimo viaggio in Ungheria ha citato Guardini relativamente alla sua interpretazione di Dostoevsky. È una figura fondamentale
per la cultura europea, in senso lato, è una figura fondamentale per la Chiesa, sia del secolo scorso, ma Guardini appare sempre attuale. Ogni lettura di Guardini appare rinfrancante e un punto davvero decisivo di orientamento per ogni lettore di questo autore, veramente sì, pensatore davvero singolare.